abbiamo sentito soltanto i colpi e basta, diciamo il carabiniere urlare dal dolore, l'abbiamo un attimo soccorso finché non sono arrivati i suoi colleghi e basta. E fatto per... Niente, l'abbiamo l'incurato per sapere un po' come stava, come non stava, era ferito se non mi sbaglio al lato sinistro. L'ambulanza è arrivata dopo qualche minuto, non è attardato moltissimo. È stata una cosa molto, molto veloce, non hai avuto tempo di visualizzare. Ecco. È caccia all'uomo dopo il tentativo di rapina da parte di due uomini armati entrati nella sede della Banca Popolare del Commercio e dell'Industria in via Magenta, San Pietro all'Olmo, frazione di Cornaredo, nella parte orientale della provincia di Milano. 20 minuti, sotto, 20 minuti. Una ventina di minuti sotto minaccia. Non è la prima? Accento? Ah, italiano, senza accento. Senza accento? Quindi italiano più che altro. Un'azione interrotta all'intervento i carabinieri della compagnia di Ro, contro i quali i rapinatori hanno esploso diversi colpi di pistola. Credeva che era gioco dei ragazzi. Invece sono uscita, non era così, insomma. Quindi ha visto quest'uomo a terra e... Sì, il carabinieri a terra. Un militare di 30 anni è rimasto ferito al gluteo, ma le sue condizioni non sono gravi. Sulla dinamica del colpo sono tuttora in corso accertamenti, mentre i vicini parlano di un altro e recente tentativo di rapina. E sono stata la mattina hanno sparato, sì, ha messo la bomba. Sempre nella stessa banca? Sempre nella stessa banca. Insomma, meno male che non abitavo proprio sopra, a fianco, però perché ci abitano sopra.